Oggi vi racconto del volo di una piuma. Bentrovati sul canale, amici miei. Oggi voglio raccontarvi un po' di me e un po' di un libro che ho letto recentemente. Guardando Striscia la Notizia proprio qualche tempo fa, la mia attenzione è caduta su una promo che hanno fatto di questo testo del grande Giorgio Faletti e si intitola appunto La Piuma. Un libricino piccolissimo, io me l'aspettavo molto più grande quando lo sono andata a comprare, che mi ha colpito soprattutto per il titolo. Ma perché mi ha colpito questo libro? Perché dovete sapere che io per molto tempo mi sono identificata con una piuma. C'è stato un periodo della mia vita in cui ero veramente una zavorra, ve ne ho già parlato forse precedentemente in qualche video tag. Ero stretta nei preconcetti, ero bigottissima, ero una che giudicava tantissimo gli altri e soprattutto se stessa, ero una che si negava parte della vita per cose che si devono fare e cose che non si devono fare. Ero già vecchia nell'anima a 20 anni, avevo un'anima che pesava tantissimo e io mi sentivo così schiacciata da me stessa. A un certo punto, per vari eventi che sono successi nella mia vita, non ultimo la morte di mio padre, quindi il capire improvvisamente che si poteva morire giovanissimi senza avere provato gran parte della bellezza della vita, se ci si privava di farlo. E allora da quel momento io ho deciso di fare, come già vi ho detto in passato, solamente ciò che mi piaceva nella vita. E quindi ho deciso di prendere la vita con maggiore leggerezza e ho preso delle decisioni una dietro l'altra di cose che mi piaceva fare che mi hanno portato a smantellare quella corazza di preconcetti che mi ero costruita e improvvisamente mi sono trovata leggera. Leggera a volare appunto in questa vita. Questa decisione ha portato in me tantissimi cambiamenti positivi, perché un qualcosa che non ti riesce quando la fai con passione avrà un impatto sicuramente diverso da un qualcosa che non ti riesce quando lo fai per costrizione e quindi anche delle reazioni molto differenti di slancio e non di affossamento in te stesso. Quando si è liberi e si è leggeri come una piuma, un soffio di vento che ti porta in un posto diverso da cui sei in quel momento, quindi che devia la tua strada, sicuramente uno slancio, una propulsione verso qualcosa di diverso, non è un appiattimento sotto la scarpa di qualcuno, no? Ma è un volare appunto nell'aria. Tant'è che io verso i 30 anni, una volta acquisita questa maturazione, adesso vi faccio vedere una cosa che non ha visto mai nessuno e adesso la vedono tutti così improvvisamente, perché questa cosa mi ha colpito. Avevo deciso di farmi un tatuaggio, cosa che poi non ho mai fatto, ma che farò? Prima di morire la farò. E allora, cioè, prima che il tramasso avvenga, voglio farla. Perché sarà un ulteriore superamento di me stessa questo fare questo tatuaggio. E questo tatuaggio, non so se lo vedete, era una piuma. Questo qua. Avevo fatto, era sera, me lo ricordo, ero seduta sul mio letto con le gambe incrociate e quella sera avevo questo quaderno e cominciai a schizzare questa piuma. Feci prima questa, ma non mi piaceva. Feci poi questa e questa fu quella che io decisi di avere come tatuaggio e la conservo ancora nella borsa di allora, una borsa che non uso più ma che custodisce questo mio desiderio di leggerezza che prima o poi si materializzerà sul mio corpo. Tant'è che all'epoca avevo anche un account Flickr che ho ancora, credo, abbandonato e lì il mio nick era La Piuma. Anzi, se volete andare a cercare le foto dell'epoca mi vedete un po' più giovincella. Tanto per dirvi che non è una cosa che mi sto inventando adesso, è una cosa vecchissima. E quando quindi ho visto che era uscito questo libro, incuriosita, l'ho comprato. La prima impressione che ho avuto è stato stranissimo trovarmi un libricino così tra le mani. È l'ultimo libro di Giorgio Faletti ed è una raccolta di storie. Sono 5 racconti molto poetici che appunto raccontano il viaggio di questa piuma che si muove e che in alcuni punti passa inosservata fino a un certo punto a catturare l'attenzione del protagonista dell'ultima
dell'ultima vicenda e vedrete così cosa accade a questo protagonista che si accorge di questa piuma che vola. È un libro scritto bene, facile da leggere, io l'ho letto tutto in 3/4 d'ora, quindi una lettura proprio se dovete andare dal dentista e dovete aspettare quella mezz'ora in sala d'attesa, portatevelo perché è veramente facile da leggere e finisce subito. Arricchisce abbastanza il lettore perché dà una visione differente di quella che è la realtà che tutti abbiamo. Del resto, cos'è una piuma? Una piuma è qualcosa che vola leggero, no? E che quindi è libera da tutti quelli che sono i fardelli della vita. E molto spesso noi ci impelaghiamo nei nostri fardelli e non permettiamo alla nostra anima di librarsi leggera nella vita di tutti i giorni. E allora questo potrebbe essere un grande motivo di spunto per chi in questo momento si sente ingabbiato nel proprio corpo, per chi in questo momento si sente molto terreno, per chi in questo momento si sente molto avvinghiato dalle contingenze e completamente anche soddisfatto da esse, per vedere la cosa sotto un diverso punto di vista. Una lettura semplicissima, carinissima, che io oggi, dopo averlo letto, quindi, ho deciso di condividere con voi, regalandovi anche questo libro, perché una piuma non può stare ferma su uno scaffale, ma deve continuare a volare. E se può arrivare a casa di qualcuno e regalare un sorriso, una riflessione, un attimo di pace a qualcuno di voi, perché no? Un libro è sempre qualcosa da avere con sé. Mi farebbe piacere che, dopo averlo letto, questo libro continuasse a viaggiare e che ognuno di noi apponesse la sua dedica. Io la lancio là. Ve lo regalo. Quando arriva da voi e lo leggete, dopodiché ditemi, ombre, se potete pagare le spese di spedizione, questo è ovvio, ditemi, ombretta, ho finito di leggerlo, se vuoi lo rimettiamo in palio e io su Facebook rifarò il sorteggio e andrà a qualcun altro di noi. Facciamocelo passare tra le mani questo libro e facciamo volare questa piuma dall'uno all'altro. Ognuno di noi poi magari al suo interno, magari in qualche pagina, può lasciare qualche appunto. E poi se alla fine di tutto questo percorso la piuma potrà ritornare da me, sarebbe bellissimo. Se invece rimarrà nelle mani di qualcuno di voi, sarà altrettanto bello. Lo facciamo? Siete d'accordo? Io vi lascio liberi. Intanto apro qui il primo sorteggio. Lasciate quanti commenti volete, scrivetemi tutto quello che volete qua sotto e dopodiché io procederò al sorteggio nella data che vedete adesso in sovraimpressione. Arriverà a casa vostra, leggetelo e se vorrete lo rimetterete in palio comunicandomelo, io farò il sorteggio e voi lo spedirete. E così con 3 euro penso di raccomandata questo libro andrà veicolando in tante delle nostre case. Penso che sia un'iniziativa carinissima di diffusione culturale e nello stesso tempo di condivisione di un pensiero e di un modo di essere. Allora, ci state? Io lo metto in palio, poi decidete voi se continuare questo viaggio della piuma o se farlo stoppare sullo scaffale di casa vostra. Per tutti coloro invece che non lo riceveranno, è in libreria, costa 13 euro e ve lo consiglio, è una lettura giornaliera, perché non dura più di un giorno questa lettura, io vi dicevo, l'ho letto in meno di un'ora, che sicuramente darà uno slancio nuovo alla vostra vita se siete proiettati troppo nel contingente. Ed è stato un bel modo di salutare anche Giorgio Faletti, conoscendolo per la prima volta come scrittore e accomiatandomi da lui con questa coincidenza che ci ha fatto ritrovare a volare insieme su una piuma. Bene ragazzi, io vi lascio, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando regalatemi un pollice in su e partecipate al sorteggio, fate volare la piuma e fate volare soprattutto la piuma che c'è in ognuno di voi e io vi aspetto al prossimo video, ciao!